Questo è il ballo del qua qua, mamma papera che fa la 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 lo 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 lo. Attenti al lupo, attenti al lupo. Subirà, pa 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 pa. Generale? In galera, assicurazione generale. Sai fondiaria? In galera. Toro assicurazione? In galera. Aiutatemi a dire, Milano assicurazione, Torino, Bologna, Catanzà, viva la Caivano assicurazione. Ah, perché non ce la facevi più, per assicurare un motorino, ragazzi, ma vi rendete conto? Gli fanno leasing con una banca svizzera, che a sua volta ti chiama i servizi segreti in Afghanistan per chiedere il tuo pedigree. I servizi segreti dell'Afghanistan vanno in coppa internet, digitano Giuseppe Lanzetta e c'è scritto che tu devi dare dei soldi al Mossad israeliano, i servizi segreti israeliani. Praticamente, se tu ti vuoi comprare un motorino, non diciamo una macchina, un motorino, devi avere la benedizione del Papa, cioè devi sapere perché Monsignor Vergari fece silenzio sullo scandalo di Emanuela Orlandi, sapeva chi l'aveva rapita, Monsignor Vergari, Camodena 76 anni, e disse nella cripta di Santa Pollinare mettiamo a Renatino De Pedis, il capo della banda della Magliana. Dice, ma tu sei partito dalle assicurazioni e sei arrivato alla banda della Magliana, perché è tutto là, è tutto un giro. O Vaticano, 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 lo Ior, lo Contraior, la papapà, 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 papapà. Per tornare alle assicurazioni, io voglio sapere una cosa stamattina. Io sono un condomino, abito in un palazzo. Ti chiedo ai miei amici di Twitter, di Facebook, l'assicurazione chi la deve pagare? L'inquilino o il proprietario? È una domanda a cui aspetto una risposta. Potrei dire altro, ma non lo dico perché qui dall'equipe Ciccarelli il mondo, stamattina c'è il sole, è arrivata la primavera, arrivano brutte notizie, ma noi cominciamo e continuiamo sempre a ridere perché alla fine a nava cammina, a fare se coce, un mondo va sotto in coppa, ma noi che dice che ce ne fotto, un ricetto vescovo era verso, ogni lasciata è persa. Questo qua mio qualunquismo di stamattina è legato al fatto che tutto sommato, voglio dire, mi sono arrovellato su questa questione. Io odio le assicurazioni. Già quando le devo pagare, c'è una mazzata un po'. Figuratevi poi quando me le vogliono far pagare ingiustamente. E non aggiungo nient'altro!